Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio dell'avventura, diciamo, in questa zona costiera, l'esplorazione della zona costiera. Abbiamo fatto un piccolo pezzetto, abbiamo scoperto un paio di cairn e adesso dovevamo accamparci nella zona. Allora, tra l'altro siamo riusciti a fare un bel po' di esperienze e una bella battaglia. Tanto che adesso ci bastano semplicemente 4 guardie per avere l'81% di difesa, nonostante siamo nella giungla. Abbiamo tra l'altro tantissima carne, quindi metterei i nostri superpower qua della caccia per conservare più razioni possibili. Così ne perdiamo comunque molte. Però mi sa che non riusciamo a conservare tutto perché qua ci 2, 4, 6, 8, 10 potremmo conservarne ancora. Ed essere certi di non avere niente dalla caccia. No, preferisco far così. Perdiamo 8 unità di carne, ma magari riusciamo a prenderne un po' dalla caccia. Vediamo, speriamo. Ok, sì, ottimo. Sono tornati con 5 unità di carne. Che non è male. Allora, vediamo. Qua c'è un bauletto, quindi direi che perché non mi fa? Ok. Ok, due funi. Qua c'è. C'è tutta una zona qua sotto con un punto di interesse. Quindi dobbiamo passarci perché là ci sarà l'altro cairn. C'è anche un tesoro, una cassa e laggiù c'è il cairn, molto probabilmente. Ci accampiamo qui nel luogo della costa. Allora, tu torna a cacciare e non c'è possibilità di pescare qui, quindi direi che facciamo così. E ok. Consumiamo 6 razioni, ma in pratica ne abbiamo conservate quante? 18. Quindi è un'ottima cosa comunque. Ah! Credo abbiamo perso comunque 8 unità di legname. Vabbè, comunque 81% non è la salvezza completa, quindi ci sta. 3 unità di corda, andiamo in qua. Ok, andiamo in là. E ci accampiamo nuovamente. Allora, adesso assegniamo a tutti della carne, direi che non ne conserviamo. Ok, ottimo. È andata male un'unità di carne, ma è normale. Allora, ok. Ci mancano solo 5 carne, se non sbaglio, a questo punto. Con le provviste stiamo andando oltremodo bene. E sì, direi di nuovo così. Abbiamo un sacco di erbe, tra l'altro. Ottimo, 18 unità di carne. Mi sa che riusciamo ad accumulare sempre più provviste su giro. Allora, ci stiamo sempre più addentrando nella parte costiera, quindi mi sa che dovremo poi esplorare questa zona centrale in un altro momento, ma ora come ora non è una cattiva idea stare qua sulla costa. Uno per il discorso dei cairn. E due per il discorso che la caccia è effettivamente molto più semplice in questa zona. E quindi riempirsi di provviste non è male. Accampiamoci nuovamente. Cribbio, ho dimenticato che avevamo delle unità di carne da conservare, vabbè. Abbiamo trovato poca carne purtroppo, ma c'era una cassa là dietro, vabbè. Ma questo, siamo già arrivati al villaggio? No, un altro villaggio questo. Higuei. Ah no, è vero, sono due villaggi. Questo qua, quello è la miniera, vero? Questa è la miniera. Ritual? No, cos'è il ritual? Ah, è quello che non eravamo riusciti a trovare. Villaggio di Higuei e il villaggio di pescatori. Questa qua invece è la città di Santiago de los Caballeros. Quindi abbiamo appena scoperto un altro villaggio. Andiamo magari là verso la cassa, poi tanto non ci arriviamo mai.
Ah, c'è la possibilità di pescare, ottimo. Quindi manderei... Allora, abbiamo poca carne, vero? Sì. Manderei Pintado a pescare. Vediamo un po' come succede. Allora, la caccia non è granché, però lui, se non altro, trova 10 unità di pesce, che va bene, anche per variare un po' l'alimentazione. Ah, qua c'è un tesoro, tra l'altro... Cos'è questo? Ah, no, il villaggio è là dentro. Ok, ci sono delle piroghe là, ma il villaggio è un pochettino all'interno della costa. Abbiamo per caso visto il carne? No. Allora, facciamo che andiamo al villaggio, allora a vedere se per caso c'è qualche missione che ci affidano. Arrivi in un piccolo e dimesso villaggio taino, situato in quella parte di isola che gli spagnoli chiamano Higüey. Mentre entri nel villaggio, i suoi abitanti ti sembrano pacifici ma nervosi. Il capo tribù, Kotubanami, ti viene incontro, salutandoti a braccia aperte, ma sembrando un po' teso. Noti un piccolo gruppo di Taino che sta costruendo trappole con punte vicino a una delle capanne. Allora, commercio, vediamo un attimo cosa ci offrono. Allora, potremmo prendere un po' di attrezzatura. Quanto costa? 166 tesori. Vendono soltanto, però non comprano, eh. Medicine non ne comprerei, razioni non ne comprerei, comprerei magari un pochettino di attrezzatura e no, magari un po' meno. Allora, vediamo. Uno. Perché dopo inizia a costare già discretamente. Vabbè, un tesoro, cioè un'attrezzatura ci sta, sempre non è male. Hanno ancora offerta normale? Ok. Va bene, due di attrezzatura, ci sta. E vediamo le trappole con punte. Allora, una trappola 500 preziosi, due trappole 1000 preziosi, tre trappole 1500 preziosi. Quanti preziosi abbiamo? 2767. Non so se sono monouso o cosa. Potrei provare a comprarne una per vedere un po' com'è. Sì, prendiamone una. Ok. Una trappola abbiamo ottenuto. Allora, qua c'è una cassa, ma non volevo addentrarmi troppo nella foresta per finire di esplorare la costa. Prendiamo sta cassa e vediamo se per caso c'è qualcosa di contestuale qui intorno. Ci sono altre casse. Tante casse. E beh, facciamo che esploriamo questa zona di casse e poi torniamo sulla costa. Allora, quanto abbiamo qua? Allora, intanto mangiate tutti carne. E uno da 6. Ah, non abbiamo più quello da 6. Devo togliere per forza uno da 9 per conservare quella carne. Proviamo, speriamo in bene. Ottimo! Ottimo, ottimo. 11 unità di carne è proprio quello che ci serviva. Allora, andrei prima quella là. Vedere se per caso... Ah, letto una zona della costa, così vediamo se ci siamo persi qualche kern. No, non abbiamo perso... Non dovremmo aver perso nessun kern. E allora andiamo a quest'altro qua, ora. C'è anche un tesoro lassù in cima. Cosa abbiamo ottenuto, tra l'altro? Olio e olio. Vabbè, andiamo in là. Oddio. Mentre attraversi la giungla, senti nelle vicinanze alcune voci di persone e ordini alla tua spedizione di cambiare direzione per indagare. Emergi su un ruscello dove un numero di nativi pari a quello dei membri della tua spedizione sta posizionando delle trappole, del tipo di quelle usate dalla tribù per cacciare cinghiali e altri animali. Non appena si accorgono che le tue truppe sono tra gli alberi, i cacciatori impugnano le loro armi e gridano rabbiosamente verso di te nel loro linguaggio nativo. Chiedo a Isabella cosa stanno dicendo. Stanno urlando uno sull'altro, ma il succo è che ci stanno minacciando, che se non rimarremo immobili ci attaccheranno. Sono molto spaventati da noi, comprensibilmente. Mi sa che dobbiamo menarli di brutto, sì.
Facciamo una prova di tattica, se non altro, vedere un attimo come va. Livello medio. Perché la diplomazia ce l'abbiamo molto bassa, quindi è difficile. E attacca, niente, è standard. Quindi proviamo a vedere se per caso. La scarica raggiunge il suo scopo. I cacciatori si disperdono disordinatamente in preda al panico. Alcuni di loro fuggono dentro la giungla. Tuttavia, un pugno di uomini decide di combattere piuttosto che darsi alla fuga e ti attacca con furore. Oddio, allora vediamo un attimo, speriamo che non siano troppo tosti da. Ah, attrezzatura, aspettate un attimo che. Effettivamente. Abbiamo anche dei punti esperienza da far salire qualcuno di livello. Mantenendo lo stesso discorso di prima, farei salire di livello un soldato. Trevino, magari. Lo faccio salire e gli do di nuovo costituzione. No, aspetta. Blocca. Ok. E gli metterei uno di guardia e due di pattuglia. Però questo sviluppa. Boh, provo a mettere tre punti di sviluppo. Vedremo se per caso ci possono servire. Oppure no. No, teniamoci i prossimi upgrade per quello. Facciamo una guardia e due sviluppa, dai. Però aspettate, l'attrezzatura, gli diamo un'altra attrezzatura per il corpo a corpo. Allora, ok. Ok, questi sono i miei preferiti. Ok, ottimo. E tra l'altro sono. Ah, sono già tutti saliti di livello questi. Oh, buonissimo. Allora, vediamo un po' come va la situazione. Ah, forse sono solo in 4. Cosa abbiamo qua? Un trappoliere, un guerriero, un trappoliere e un guerriero. Allora, le opzioni non sono tantissime. Però farei così e così. Allora, prima di tutto cercherei di avere una linea di fuoco su quel tizio là. Quindi andrei con questo qua. No. Oh, bloccato. Non bueno. Allora, facciamo che fare una sorta di barricata qua per proteggere i tiratori. Aia. Ho deciso di non usare l'attacco a distanza per cercare di resistere il più possibile, ecco appunto i danni che avrebbero fatto. Aia! Allora. Là ho una copertura totale, ma se vado di qua. Ottimo. E poi muoverei indietro di uno. Allo stesso modo con lui andrei qua. Ottimo, è andato. Così niente tiro di opportunità. Allora, con Isabella avanzerei. Ah, no. Non posso avanzare perché quello mi dà il tiro di opportunità. Avanzerei con questo e. Aia! Porca miseria, c'è una trappola. Ah, tra l'altro noi ne abbiamo comprato una trappola. Com'è? Boh,
No, forse nella parte iniziale potevamo fare questo discorso delle trappole. Allora, lo muovo là. E lui lo muovo indietro, ok. Aia. Bernardo, Bernardo, sopravvivici. Mancato. Ok. Con un filo di vita proprio rimasto. Allora, non so se tirare giù quello con gli attacchi. Sì, proverei a sparargli. Ottimo. E adesso avanzerei in questo modo, mentre lui si ritira. Questo ha ancora l'attacco, vero? Sì, allora. Se muovo qua ho copertura totale su quello. No. Cribbio. Beh, siamo discretamente ben messi. Aia, resistimi. Isabella! Ok, ha fatto il tiro rapido, ma ha fallito tutte e due le volte. Oh, il veleno ci sta fregando di brutto. Andrei su quello. No, finisce i movimenti così. Cribbio. Così. Ho sbagliato purtroppo. Ottimo, quello è andato. Adesso cercherei di tirare giù l'altro. No, lui è meglio che se ne sta via, perché se perde dell'equipaggiamento siamo fregati. Aia. Potevo morirci, potevo morirci. Allora, andiamo così e vediamo se riesco a tirarlo giù per caso con il con i cacciatori. Ottimo. Se anche l'altro va a segno. Ottimo, andato, senza nessun morto. E senza neanche perdita di equipaggiamento. Quando il rumore più forte che riuscite a sentire sono di nuovo quei fastidiosi versi d'uccello che vi tengono svegli tutte le notti, ordini ai tuoi uomini di andare alla ricerca dei sopravvissuti e di raccogliere dai cadaveri qualunque cosa possa tornare utile. Fanno ritorno con alcuni utili strumenti di equipaggiamento, con una discreta quantità di ciondoli preziosi. La parte migliore del bottino sono le griglie colme di carne di cinghiale che, a quanto pare, i cacciatori stavano tentando di prendere prima che vi scontraste con loro. Bernardo Trevino sottopone una proposta alla tua approvazione in modo solenne. Dovremmo almeno seppellire quei poveri bastardi. Occupatevene voi, Trevino. Una risata alta ed incredula risuona dalla gola di Federico Quintero. State scherzando, Capitan? Non vale davvero la pena di sprecare il nostro tempo con questi selvaggi. Ho preso la mia decisione, potrete essere grato di non dover aiutare a farlo. I razzisti hanno perso morale, ovviamente. Quintero sputa sdegnosamente, mentre si volta e ritorna verso la carovana. I'm sorry, ma non posso accontentare tutti. Allora, qua dobbiamo cacciare di nuovo. Quante razioni abbiamo? No, 11 giuste, ottimo. Cioè, quanta carne abbiamo? 11 giuste. Bene, 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 bene.
Cribbio, solo 7 unità di carne abbiamo ottenuto. È un po' un peccato. 162 tesori, là c'è del... Ci sono delle erbe medicinali. Ok, che siamo andati a raccogliere. E mi sa che dobbiamo accamparci di nuovo. Non abbiamo trovato altri kernel là in direzione. Ma ce ne mancano ancora quanti? 5. E dove i creepy saranno? Boh. Allora. Mangiano tutti carne, ma non ce n'è particolarmente tanta. Vediamo se per caso riusciamo a... 12 unità di carne, ottimo. Ottimo, allora andiamo un po' in questa direzione, vediamo se troviamo dei kern. Allora, il cinghialozzo lo lascerei un attimo vivere, perché tanto abbiamo discrete razioni. Ma siamo già tornati al villaggio? Oh, no, quella è un'altra missione, mi sa, questo luogo di interesse. Relitti galleggianti. Andiamo a vedere domani, però. Ok. Allora, andiamo a vedere cosa succede. Il sentiero che dovrai affrontare oggi insieme alla tua compagnia è particolarmente accidentato. Dovrai farti strada tra la fitta vegetazione su terreni dissestati, ma siamo sulla costa. Non avevi notato che Alberto Echeverria stava soffrendo particolarmente la fatica fino a quando non hai emesso un gemito di dolore cadendo a terra. I tuoi uomini che erano avanti si radunano intorno al corpo della persona svenuta e Antonio Velasquez deve spingerli da parte per poterla raggiungere. State tutti indietro, ha bisogno di spazi per respirare. Cosa è successo? Stavamo semplicemente marciando e improvvisamente abbiamo visto Echeverría a terra. Cos'ha? Il medico visita attentamente Alberto, poi si alza con aria molto preoccupata. Alberto ha la febbre molto alta, ma non ho riscontrato altri sintomi. Si tratta di un disturbo di qualche tipo, ma al momento non so dire di cosa si tratti esattamente. Potrebbe essere semplicemente un raffreddore, ma in ogni caso Alberto dovrà rimanere fuori dai servizi per un po' di tempo. Se volete potete chiedere ai servitori di trovare un posto per Alberto sui carri. I servitori portano via il corpo ancora privo di sensi di Echeverría. Dopo aver somministrato al malato alcuni medicinali specifici per la febbre, Velasquez torna al proprio posto nella carovana. Dopo poco ti rimetti in marcia. Ok, quindi ne abbiamo uno malato. Echeverría, tra l'altro. Mentre sei in viaggio lungo la costa con la tua carovana, alcuni dei tuoi uomini notano sulla spiaggia vicina una gran quantità di relitti trascinati dalla corrente. Devi leggermente la direzione di marcia della tua spedizione per studiare i detriti. I detriti sono principalmente costituiti da assi rotti e tela strappata, provenienti da barili e pacchi aperti con forza, che giacciono accanto al relitto quasi intatto di una piccola barca. Scrutando l'acqua riesci a distinguere numerose altre barche alla deriva sul mare. I tuoi pensieri sono interrotti dalle urla di Pedro Alvarado. Venite presto, qua giù c'è ancora qualcuno vivo! Pedro Alvarado è in ginocchio accanto a un ragazzo, i cui vestiti sono impregnati d'acqua e sangue. Alvarado solleva leggermente la testa del sopravvissuto, che tossisce violentemente e rigurgita un'incredibile quantità d'acqua. Come ti chiami, amico? Diego, vostra gra... Grazie. Alvarado si intromette con vigore. Cosa ti è successo, Diego? I selvaggi sono arrivati a bordo delle loro canoe, ci hanno uccisi. Tutti. Sai da dove sono venuti? Dove sono andati? Mamma, voglio la mia mamma. Il giovane inspira bruscamente, quindi emette un lungo e lento sospiro. Ora giace immobile. Alvarado biascica una maledizione tra i suoi denti. L'hanno ucciso! Bastardos! Inseguiamoli, cercate impronte di piedi sulla sabbia. Alvarado sta ancora sorreggendo il corpo dell'uomo morto, stremando leggermente dalla rabbia. No, tremando leggermente dalla rabbia. Rafael Lopez si avvicina lentamente dietro e ti appoggia una mano sulle spalle. Andiamo, Pedro. Organizziamo a questo povero giovane un degno funerale, mentre gli altri inseguono i suoi assassini. Insieme lo trasportano lontano dalla spiaggia, su un terreno più compatto, raccogliendo una pala durante il tragitto. Non ci mettete molto a identificare le tracce degli assalitori, anche se sono confuse con quelle delle tue truppe, poiché le loro scarpe sono molto diverse dai vostri stivali militari. Le tracce conducono verso est, lungo la spiaggia.
Ok, quindi dobbiamo andare a vedere che... Kaiser, dove sono andati questi selvaggi qua che ci hanno ammazzato il tizio? Maledetti Taino che ci hanno ammazzato il ragazzo. Ok. Ma no, come Echeverria? No, che cosa? No, Cribbio, mi sono dimenticato. Come giorni rimasti uno? Dove sono? Ha detto sulla costa verso est. Ah no, est è dall'altra parte. Vero? Eh sì. Kaiser, abbiamo sbagliato tutto. Ricarichiamo qua perché vorrei proprio sapere questa storia dei selvaggi del... E del boccia. Questo dovrebbe essere la notte prima. Ok. Allora andiamo là, succede tutto quel casino. Ma ce la fai? Ok. Vabbè, chiediamo subito chi gli ha fatto questo. Ok. Verso est lungo la spiaggia, ma da dove siamo venuti noi? Ah, queste piroghe qua probabilmente. Che prima non mi faceva selezionare, ma adesso sì perché... Fanno parte della missione. Seguite le tracce lungo la spiaggia finché non scorgete infine un gruppo di guerrieri Taino che stanno nascondendo le loro canoe sulla spiaggia. Allora, prova di tattica a livello medio, valuta il rischio. Ci sono 8 nativi, ma sembrano male equipaggiati con i tipici archi dei primitivi, spade di ossidiana e scudi di legno. Raduni rapidamente i tuoi soldati e scali una piccola collina che si trova sul bordo della giungla. Per avere una migliore visione di insieme della zona, insieme elaborate due possibili piani. Potete sia disporre alcuni uomini nei semicerchi attorno al limitare degli alberi per circondare i nativi e attaccarli da più lati, oppure potete attaccare dalla collina usando le rocce come riparo. Io attaccherei dalla collina perché è quello che mi si confà di più alla mia scelta solita di tattica. Attrezzatura. Ah, ok, ho dell'equipaggiamento da assegnare, effettivamente. Ok. Abbiamo anche qualcuno da far salire di livello di nuovo. Oh, andrei su Ortega a sto punto. Ah, e non ci si è ammalato il tizio, tra l'altro, perché abbiamo caricato il salvataggio precedente. Allora, andrei su Ortega e metterei anche a lui il blocco. E proverei a mettergli a sto punto uno di guardia. Due di pattuglia? Facciamo così, dai. Ok. Allora. Sono davvero tanti. Sono 8. Sarà molto difficile. Allora. Hanno dei trappolieri, quindi posso supporre che abbiano
delle trappole da posizionare o abbiano posizionato delle trappole. Io posso piazzare delle trappole. Ah, posso posizionare solo qua vicino a me. Beh, ovviamente. Ha anche senso. No, perché lei l'ho piazzata dietro? Allora, tu stai qua, qua, qua e qua, direi. Con loro due sul fianco che possono sparare. Allora, è molto lontano là, quindi la precisione è molto bassa, però non mi fido ad avanzare troppo. Beh, avanzo di due esagoni e provo con questo. Ottimo. Dai. Dai Lopez. No. Allora, ora andrei un po' avanti. Voglio provare però a sparare sto giro. A differenza della scorsa azione, più che altro per... Allora, tra l'altro era P, no, R per cambiare... Ok. 31%, noi ci proviamo comunque. Ottimo! Ottimo! 27% è molto poco. E infatti... Beh, dai, ne abbiamo quasi tirato giù uno. Andrà forse sono più di 8. Ah no, sono 8. Ahia, questo come corre? Cribbio. Aia! La vedo molto dura questa. E quello si ritira, ha senso. Allora, mi sa che mo dovremmo cercare di tirare giù questi. Ok. Non so bene quanti mandarne in là, perché poi ho paura di mandarne troppi, ma devo salvare... Chi è questo? È Trevino. Ok, allora lui non può più muoversi. Lui sì, però. E lo metterei magari in questo modo. No, non mi conviene muoverlo quello perché altrimenti rischia di fare più casini del normale. Allora, spostiamoli là. Uno l'abbiamo tirato giù e l'altro quasi, però. Mancato, ottimo. Aia. No, se non altro non mi ha avvelenato. Cribbio. Dai, tiro di opportunità. Ma perché non fanno mai tiro di opportunità i miei? Manca tutte e due le volte. Ottimo. Quanti devono ancora muovere? Ah, arriva quello mezzo morto. Mancato? Ok, se ne va. Allora, direi che questo mi conviene tirarlo giù così. Ok, cosa fare? Allora.
Andrei qua con questo che è più lontano. Ottimo. Attaccherei questo. Benissimo, allora. Ora lei. No, è sempre Trevino lui. Ok, quanti hanno ancora da attaccare? 1 e 1, 2. Allora. Ho paura di andare a impegolarmi con il tiro d'opportunità dell'altro là, eh. Mi sa che faccio così allora. Ok, però quanta vita ha? 29. Potrei tirarlo giù con un colpo. Rischio. Ok, non mi ha fatto il tiro d'opportunità. Ah, ecco, adesso me lo fa. Porca miseria. Ah, ecco il movimento tattico, se ne va. Aia. Dai che ne restano solo più 4. Ce la facciamo a sopravvivere, porca miseria. Allora, andiamo su questo. Ok. Idem. Ma no! Porca la miseriaccia! Allora, riesco a fare il giro largo? Ci proviamo. Ottimo, ma sta venendo la notte? O è solo una nuvola? Ok, quello è andato. Bueno, spero di non perdere Echeverria più che altro, che non ha più possibilità di muoversi ora. Allora, vai su questo, ok. Tu hai la possibilità di stordirlo, quindi direi che ci conviene stordirlo. Ottimo. Manca. Aia! Lui c'è quasi morto. No, no, su quello ci conviene utilizzare questi che... Ma porca miseria. Allora, tu vattene. Vai qua. Ma cribbio! No, lui mi conviene farlo scappare perché altrimenti siamo fregati. Allora, riesci a tirarlo giù? Porca miseria, ma no! Ok, restano solo questi due, di cui... dovremmo farcela. Ottimo! Ha cercato di muovere, è morto. Mancato? No, credo è vero che l'hai avvelenato, me ne ero dimenticato di questo. Allora, manderei un attimo il cacciatore qua. Fai un bel tiro. Oh! Tu vai qua e spara da qua. Ma no! Questo ci arriva? Non ci arriva. Ok,
Aia. Ottimo. Ottimo, in realtà abbiamo Echeverria che è lievemente avvelenato purtroppo e abbiamo perso un affare. Però abbiamo trovato. Da chi è che. Vabbè, adesso vediamo. Dopo la battaglia, i tuoi uomini perquisiscono il cadavere e raccolgono alcuni utili articoli di equipaggiamento. Perquisiscono le canoe seminascoste. No, perquisendo le canoe seminascoste ottenete una ricompensa ancora migliore. Razioni di cibo e medicine rubate dalle barche dei mercanti. Senza dubbio. I mercanti stavano andando a vendere i loro beni a Santiago de los Caballeros. Di certo ormai non avranno più bisogno di quei soldi. Ok, abbiamo risolto questo. Mi sa però che per questo episodio possa essere tutto, perché abbiamo registrato davvero un'eternità. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti!